Susanna Di Valerio, responsabile del reparto di neonatologia dell'ospedale civile di Pescara. Oggi è davvero un momento importante perché si presta la dovuta attenzione ai prematuri. Oggi è la giornata mondiale della prematurità. Questo giorno nasce proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica e la popolazione sulla nascita prematura. È un momento importante perché le nascite premature ci sono, esistono, sono quasi il 6% del totale delle nascite e a volte questi neonati hanno bisogno di essere sostenuti e seguiti, soprattutto in quella che è la loro crescita, avendo a volte dei bisogni speciali. Quindi è una giornata che ci piace ricordare, ringraziamo l'Abbraccio dei Prematuri che ha organizzato questo pranzo e che ci ha permesso di rivedere un po' tutte le famiglie, famiglie che sono venute proprio perché durante la degenza si è creato un rapporto, un legame che ha aiutato sia loro che noi a superare i momenti difficili che nella vita di ogni prematuro purtroppo esistono. Giornata mondiale del prematuro, oggi celebrazione con l'assessore Massimiliano Pignoli, il comune di Pescara sempre vicino a simili problematiche. Sì, come l'ho sempre detto, da 21 anni che sono in consiglio comunale, da qualche mese che sono assessore, ma il mio motto non cambia mai, non si lascia indietro nessuno, quindi non si lascia indietro nessuno, neanche e soprattutto da assessore alle politiche sociali e in questo caso allo associazionismo sociale, perché siamo qui oggi in questo bel ristorante a celebrare, come diceva lei, l'anniversario dell'associazione L'Abbraccio dei Prematuri, dove noi siamo intervenuti come amministrazione comunale con un bel contributo per la realizzazione della manifestazione.